messo a segno con la solita bravura da Luis Oliveira e batte la Cremonese che ha giocato in inferiorità numerica per un'ora e un quarto. Successo meritato, bisogna dirlo, ma ottenuto con grande sofferenza, dal momento che la squadra di Simoni ha saputo impensierire il Cagliari fino alla fine con rapidi contropiede. La svolta della partita al 16° del primo tempo, quando l'arbitro espelle il difensore dell'Igna, che subisce la seconda ammonizione della gara dopo un brutto fallo su Oliveira. Ed è di Oliveira il gol vincente nel primo tempo, dopo 30 minuti di gioco. Bella l'azione che con il contributo iniziale di Napoli e Pujeddu mette Valdés in condizione di fare da torre per il brasiliano. Tiro al volo di destro in semirovesciata e Turci non può far altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete. La Cremonese reagisce subito, ma De Agostini alla conclusione con un gran tiro trova sulla sua strada un Di Bitonto molto attento. La ripresa si apre con il Cagliari in avanti. Al quarto minuto Pujeddu crossa al centro per Oliveira che tenta un pallonetto. Risultato lievemente impreciso. All'ottavo minuto è Lantignotti a cercare Valdés con un cross che il panamense non sfrutta adeguatamente. Undicesimo minuto, Chiesa spara un gran tiro, Di Bitonto para in due tempi. La replica dopo 4 minuti è di Lantignotti, la palla sfiora la traversa. Oliveira ha una buona occasione al 24°, la sua girata però è intercettata da Pedroni e neutralizzata da Turci. Botta e risposta tra le due squadre, pericolo per il Cagliari al 30°, Chiesa batte una punizione mandando il pallone sull'esterno del palo. La replica del Cagliari dopo mezzo minuto, Valdés al volo, colpisce da 20 metri un pallone che lambisce il palo. Ancora un'occasione mancata per Oliveira al 36°, il brasiliano tira addosso al portiere e poi indirizza al lato sulla respinta. Bella combinazione Lantignotti-Valdés al 44°, il centravanti rossoblu conclude di testa impegnando Turci che si salva in angolo. A tempo scaduto è ancora Valdés a sbagliare, servendo in maniera infelice Lantignotti proiettato verso rete. Un minuto dopo Tombolini, seconda partita in Serie A, fischia la fine di una gara che per il Cagliari vale 3 punti, ma non convince. Forse sta stretto al Cagliari? Sì, magari credo che se la squadra avrebbe più tranquillità in certi momenti il risultato potrebbe essere altro, ma non si può esigere moltissima tranquillità quando una squadra gioca con la unica possibilità di vincere. Vincere è l'unica possibilità, meglio dire. E questo trae un po' di nervosismo, evidentemente, che credo che è questo che ha determinato che si guadagni la partita solamente per un gol di differenza, ma credo che l'importante è la vittoria. Sì. Allora, Oliveira, un gol da antologia, è tornato in campo e ha subito segnato. Sì, soprattutto ha visto prima per la palla di Valdés che ha messo indietro. Per me sono arrivato di prima e non sono pensato due volte qua. Messo lì i piedi, la palla è entrata, un bellissimo gol, sono contento per cadere qua. È stata una partita nervosa inizialmente, perché due squadre così che avevano problemi di classifica e quindi c'era un po' di nervosismo. E poi siamo rimasti in 10, dopo 6 minuti, 7. Avevamo i due marcatori ammoniti, siamo rimasti in 10, la partita è chiaro è diventata più difficile, però abbiamo fatto un buon secondo tempo, abbiamo giocato, a parte qualche rischio alla fine quando ormai cercavamo solamente il colpo del pareggio, così per il resto abbiamo tenuto bene in 10 e sono soddisfatto, la squadra ha corso, ha creato qualche difficoltà a loro, abbastanza bene.